Lasciamo il quartiere Borgo Ticino per spostarci verso la casa degli zii e dei nonni paterni, dove Eitan ha vissuto prima di essere portato in Israele. Questa è la camera di Eitan, a casa della nonna. Questa qui giocava Eitan? Sì. A casa della nonna? Sì. C'aveva il letto anche in casa che doveva dormire, ci sono tutti i giocattoli. Lo studio in cui faceva ceramica, un lavoretto, dei lavoretti che ha fatto Eitan. Ah, l'ha fatto lui? L'ha fatto lui, sì. Questo di mosaico che ha iniziato. La nonna fa mosaica. Ah sì? Sì, ha insegnato a tutti i bambini come lavorare. Andiamo a casa nostra, a casa mia adesso. Questo praticamente è il letto di Eitan, è ancora così dal giorno del rapino. Tutta questa montagna di peluche lì sopra che li proteggeva la notte. Questa è la sua scrivania. Questa è la sua sedia. Questo è il benvenuto che Eitan ha ricevuto il primo giorno a scuola. Un viaggio in prima, andava al primo elementare. Io e la moglie abbiamo dormito qua, abbiamo messo un materasso per terra, abbiamo dormito qua quasi 2 mesi e mezzo. Abbiamo fatto i turni, Eitan non se ne andava a dormire senza tenere molto stretto la mano, ha paura del distacco, ha paura di essere lasciato da solo. La mano degli zii, indispensabile per dormire e per tenere lontana la notte. Lo aspettavate così? La sera lo aspettavamo così. 55 minuti dopo l'ora che doveva tornare abbiamo ricevuto questo messaggio. Eitan è arrivato a casa e era chiarissimo che hanno fatto questa cosa inimmaginabile. Una cosa inimmaginabile.